invece non erano altro che cose illegali, anche per nascondere degli sversamenti nocivi, più pericolosi. Purtroppo il sistema è sempre quello. Il PD oggi alla regione, perché è importante centrare queste cose, il PD alla regione con De Luca ha dato l'appalto per levare esattamente solo il 10% di una distesa e contaminata di spazzatura di Napoli che è passata alla provincia e ha dato luogo a Taverna del Re. Una situazione che per la quale tutta l'Italia paga una multa all'Europa. De Luca fa i proclami, la valente, eccetera, eccetera. Alla fine noi la multa la pagheremo, 70 milioni di euro vengono dell'Italia, nostri, di soldi nostri, vengono usati per dare soldi all'amico trasportatore, perché è uscita ora l'inchiesta, prima volevano costruire l'inceneritore con i CP6. La storia dell'ambiente è lunga, è lunghissima, e noi cittadini non dobbiamo e non possiamo fare a meno di interessarci a queste cose, non solo, e di usare le buone pratiche che abbiamo suggerito. Vi racconto ancora un'altra storia. Ci sono dei dirigenti nei vari comuni, non solo a Napoli ma anche in provincia, e magari hanno parenti nelle piattaforme del CONAI, ed il giro è sempre quello, il giro purtroppo è sempre quello. Allora, il movimento è formato, e la lista dei movimenti è formata da tutti i cittadini che si sono attivati sui territori, sono persone che si sono informate, sono consapevoli. Come il sindaco Brambilla ci siamo messi, candidato sindaco, io lo chiamo già sindaco, c'è Salvatore Micillo, certe persone che ci siamo messi con i nostri corpi davanti ai camion. Ed è importante, perché il movimento è presente già in regione, è presente con onore al governo, con onore in regione, e dovrà essere presente con onore nella città di Napoli, perché solo i cittadini possono restituire quella normalità che ogni cittadino vorrebbe vivere nella propria città. Grazie. Io sono Ascione. Ilaria.